stato ripulito. La settimana prossima passeremo al secondo viaggio. Per quello dovremmo forse arrivare al 7 maggio, speriamo che ce la metta per proseguire questa opera di contaminazione positiva, diciamo. Niente, con alcuni di voi già ci siamo sentiti in radio, quindi più o meno ci siamo detti tutto. E oggi era un po' l'occasione sia per annunciare ufficialmente poi la mia candidatura a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Ci tengo a precisare che io mi ritengo essere semplicemente un'estensione del tuo gruppo che c'è dietro, che oggi è rappresentato in minima parte, visto che tutti per fortuna loro lavorano in modo abbastanza continuativo. E quindi io ribadisco la nostra volontà di provare a porre alla cittadinanza dei temi nuovi e sapendo di avere un po' la credibilità di poterlo fare, cioè noi quando diciamo, quando parliamo di stop al consumo di territorio o di mobilità sostenibile o di trasparenza e partecipazione, lo possiamo fare avendo alle spalle comunque una storia personale che ci caratterizza. Sulla partecipazione possiamo dire che il nostro programma, la mia stessa candidatura, tutto quello che abbiamo fatto è sempre stato condiviso e partecipato non solo con chi voleva candidarsi, ma anche con tutti quelli che hanno partecipato semplicemente come cittadini. Questo deve diventare il metodo di tutta la pubblica amministrazione. Noi speriamo di poter diventare innanzitutto una forza nuova, positiva e propositiva. E vogliamo fare in modo che, ponendo dei temi forti, la cittadinanza possa avere la possibilità di esprimersi senza cadere in compromessi o diciamo pressapochismi. Quindi vediamo, insomma, noi vedremo questa occasione delle elezioni come un banco di prova per la città. Speriamo di poter avere un risultato positivo. Possiamo anche annunciare che è stata chiusa la lista e che possiamo anche leggere i nomi dei candidati. Sì. I miei candidati sono Simone Idri, Giada Laganà, Antonio Fizio Domitoli, Cesare Monetina, Alfonso Mistrino, Valerio Guagnelli Scanzani, Maurizio Sanseverino, Gennaro Martello, Daniele Gioca, Roberto Pugnali, Vito Campanella, Giuseppe Caliccia, Marta Letizia, Massimo Manfroni, Roberto Anselmucci e Valentino Lini. Daniele Gioca è parente? No, è figlio. Figlio Cesare? Sì. Mediamente, mediamente 35 anni d'età, mediamente la lista è composta. Speravamo di avere una rappresentanza femminile più spigua però nelle candidature, però diciamo, possiamo dire che il gruppo è formato comunque da una colta rappresentanza femminile, che però ha preferito non esporsi direttamente nella candidatura ma lavorare, diciamo, sul programma e continuare a lavorare sul programma. La nostra presenza fuori dal comune vuole essere anch'essa simbolica, perché diciamo che questo è un tentativo di riportare dentro il comune una nuova fase di politica, una fase in cui la politica torna ad essere al servizio dei cittadini, ad essere al servizio degli ultimi, quelli che spesso sono dimenticati e che pur stando magari qui dietro il comune dormono sotto i ponti. Cerchiamo di farlo in modo partecipato, infatti tutte le scelte sono state prese e continuano ad essere prese in modo assembleare, come quella appunto del candidato sindaco. E speriamo che questo messaggio venga recepito. Abbiamo visto che la piazza reagisce positivamente, ci ringraziano ogni giorno per strada di esistere, di aver iniziato ad avviare questo percorso, perché poi in realtà siamo soltanto dei promotori, di un percorso naturale, vuole far ritornare il bene comune al centro della politica. Cioè, siamo persone e crediamo di essere in tanti che ancora credono che il bene comune possa coincidere con quello individuale e ci crediamo davvero. E speriamo anche si possa abbassare la pistola, collaborazione con gli organi di stampa, perché non è, diciamo,
non è giusto, tra virgolette, che la politica si faccia col portafoglio, ma è importante che, diciamo, ridiamo alla politica. Permetti, la politica innanzitutto si fa con la fedina penale pulita, si inizia un percorso pulito. E no che non si sa da dove arrivate. Arriviamo. Comunque no, ci tenevo a sottolineare che l'avevo già detto in radio, ma noi saremo, nel caso in cui non riusciremo ad andare a ballottaggio, staremo comunque da soli, non ci apparenteremo e inizieremo un altro percorso di informazione, sensibilizzazione sui nostri temi. E quando possibile comunque cercheremo in ogni caso di portare avanti il nostro programma nel modo in cui, nei modi che ci saranno consentiti. E speriamo di poter, ripeto, essere non solo una forza di rinnovamento, ma anche di contaminazione, cioè di contaminare anche le altre forze politiche in qualche modo. Questo processo di rinnovamento. Sì, è stata, diciamo, una notizia positiva quella per cui già altri gruppi politici hanno copiato parti del nostro programma elettorale. Noi siamo contenti di questo, non ci offendiamo, anzi, più persone, più gruppi, diciamo, fanno loro delle tematiche giuste. Ribadiamo che né destra né sinistra, la spiaggia pulita non è né di destra né di sinistra, un asilo nido non è né di destra né di sinistra, sono servizi, sono migliorie e una gestione sana del bene comune. Cioè, dove c'è una cosa? Una donna, una parola da donna. Anche con le elezioni poi quanto questo gruppo è coeso, perché il nostro obiettivo poi non è soltanto arrivare alle elezioni e se andrà bene, insomma, mandare Fabrizio a fare il consigliere o anche più, adesso vediamo, insomma, ci stiamo molto sorprendendo della reazione delle persone, però speriamo che si crei poi un gruppo di lavoro che abbia una progettualità anche più lunga delle elezioni, e innanzitutto perché anche dalle interviste che abbiamo visto sui giornali, dei politici, la parola futuro viene in genere bypassata o addirittura si è avvicinato al termine futuro la parola intuizione. Allora, secondo me in generale la politica non dovrebbe mai intuire, perché cioè, intuizione, non so, sembra più così un discorso estemporaneo di chi viene fermato per la strada e interrogato su una qualunque cosa. Il politico dovrebbe invece progettare, ragionare, riflettere e quindi fare anche appunto un lavoro che di per sé ha dei tempi piuttosto lunghi. E in particolare in questo momento in cui a livello nazionale si sente parlare tanto di crisi, di incertezze, con degli estremi anche che sono preoccupanti, la perdita del lavoro, la crisi di valori, insomma, di cui si parla spesso, e ancora più è importante progettare. Chiaramente non è facile, non è facile soprattutto se si intende, come si è inteso finora, prendere una decisione, delle volte anche con le migliori intenzioni, perché alla fine anche questa nostra iniziativa non deve essere vista con un'eccessiva vis polemica, cioè, può anche essere che le intenzioni siano le migliori, però se poi si prende una decisione e si cerca di farla calare dall'alto con gli strumenti con i quali si crea il consenso, anche questa espressione non può che suscitare delle perplessità, il consenso viene creato dalla politica. Noi vorremmo ribaltare questo e informare i cittadini, perché è la prima cosa, quindi Fabrizio domani dovrebbe fare questo, garantire che quello che si fa e si decide in comune venga divulgato nel modo più trasparente possibile, per scritto, a voce, attraverso noi che lo sosteniamo, e vada a tutta la cittadinanza. E poi insieme, quindi stimolare il coinvolgimento, la partecipazione, l'interesse, prendere parte alla cosa comune. Quindi la differenza tra consenso e condivisione potrebbe essere, secondo noi, la chiave di volta per tanti temi importanti come l'energia, come i rifiuti, che appunto non sono né di destra né di sinistra, però è oggettivo che un certo modo di fare politica, secondo noi, ha allontanato molto la soluzione di questi problemi, che per quanto sono delicati e complessi non può che essere appunto condivisa da tutti, altrimenti abbiamo visto le proteste per l'inceneritore, si sente la parte di chi l'inceneritore
già lo gestisce, o anche delle amministrazioni di Roma, che lo vedono come una soluzione di emergenza inevitabile, e si pensa, beh, non si può fare altrimenti. Poi si sente la voce dei cittadini e invece siamo proiettati subito sul...